io sono Mr. Jake. Avete presente tutti quei video su The Rock? Dove in ogni singolo video spara sdiarrate a tutto spiano? Ecco, se non avete presente uno di questi, per esempio. Tra il dire e il fare l'uccello scompare. E che cazzo? Questa ve la devo per forza raccontare. Oggi vi racconterò quando lanciai una puzza di sborra marronica. C'è chi li odia e chi li ama. Io in questo caso li adoro, perché sono capace di farmi ridere con delle cagate pazzesche, in tutti i sensi per davvero. Quindi ho detto, siccome che ho la risata molto facile, si vede anche in moltissimi altri video, ho deciso di iniziare a fare una prova a non ridere, che ho dato anche come sfida nel penultimo video, e che quindi è stata accolta con grande successo anche. Quindi mi sono armato di bacinella e anche di acqua per poter fare una prova a non ridere, che sicuramente mi pentirò, perché le mie guance tipo esploderanno da quanto si gonfieranno. C'erano tipo dei palloni da calcio in questo momento tipo addosso, praticamente farà abbastanza ridere anche. Non sono pronto fisicamente e neanche mentalmente, e ho appena fatto una sdiarrata nel bagno che veramente è leggendaria. Cioè, avrò fatto una sgommata veramente così grossa di me. Va bene, iniziamo. Cavoli ragazzi, questa non posso non raccontarvela. Ieri sono andato al mare. Oh, che bello il mare Adriatico, bello, marrone e schifoso. Forse Burger e i suoi fottuti amici lo gradirebbero. Comunque, tornando a noi, appena arrivato andai a fare un bagno e da un tratto spuntarono 5 luridi ippopotami da circa 20 tonnellate l'uno. Fatto sta che cominciano a scagazzare merda liquida, creando una macchia di diarrea di ampiezza un chilometro. Ma io dico, che cazzo ti sei mangiato? Scatole di fagioli scaduti dal 1972. Porca puttana, che schifo. Avrei voluto chiamare Burger e quegli stronzi maledetti dei suoi amici, ma sono troppo ricercati per farsi vedere così, quindi ho dovuto difendermi da solo. Ho cominciato con una bella onda di gas metano proveniente dalla lasagna del mese scorso, e grazie a quest'ultima sono riuscito ad evitare un bel malloppo di merda. Ma non bastava, perché quei bastardi hanno iniziato anche a pisciare nel loro bordello di merda, e con questo sono impazzito. Quando sono da solo devo utilizzare tutte le mie risorse, anche quelle più esplosive e potenzialmente catastrofiche. Ho sparato a quegli stronzi un'onda di vomito, piscia, merda, cerume da tutti i miei buchi. Vi chiederete, come hai fatto a colpirli? Beh, ho cominciato a... Dopodiché ho lasciato il luogo del delitto scorreggiando quello schifo che avevo ingerito. È stato fantastico. Come sempre, da Bauer è tutto. Stai zitto, possiamo appena iniziare. Abbiamo sporcato tutto, devo prendere qualcosa per pulire, ragazzi. Ci sono schizzi ovunque, sembra la cameretta di un quindicenne che ha appena scoperto le seghe. Mamma mia, ragazzi. Donna, pure sulla tastiera, no, la tastiera. È veramente dura, è veramente dura. Cioè, io mi aspettavo, perché qualche video l'ho già visto, e di mio, io sono una persona che ride forse un po' troppo. Round 2, contiamo le volte in cui rido. Questa roba qui, ragazzi, si riempirà, ve lo giuro. Io la porto via con una mano, ma dopo la dovrò portare via con due mani. Cioè, nel senso, la porta è piena d'acqua, veramente. Comunque vorrei raccontarvi di come ho cagato sulla mia tastiera. In pratica io, purtroppo, posseggo una malattia che si chiama smerdatutto. Funziona così: appena vedo marrone, io produco marrone. Appena io vedo giallo o arancione, io produco giallo e arancione. Penso abbiate capito che intendevo dire che piscio e smerdo a più non posso in sostanza. Durante la visione del video di Favi J dove si mangiava la Nutella, io sono completamente andato fuori di testa. Per non parlare del mio culo in fiamme che stava eruttando merda su merda. E dato che il bagno era troppo lontano, allora ho dovuto continuare l'esibizione tramite la mia tastiera. E come non farlo meglio se non cagandoci sopra? Dai, tutti l'avremmo fatto. Cazzo, adesso basta! Non ne posso più di quel mangia merda di burger e quel lecca culo di tacos. Scusate la mia eruzione, ma stamattina ho cagato una casa. Comunque ieri Burger mi ha rinficcato ancora nel culo quella pastiglia del cazzo, e stamattina ho devastato il mio cesso e ho sfondato tutte le tubature della città, e ovviamente mi hanno bandito. Così ho chiesto a quel pezzo di merda di ketchup di mettere in punizione Burger. Inutile dire che GLE cagò in testa all'incirca 10 tonnellate di merda acida e bollente. Ora Burger è pelato e dovrà mettersi la parrucca. Avete presente la puzza di merda esplosiva che si sente dopo che uno scimmione di 400 kg ha finito di smerdare? L'ho sentita l'altro giorno, stavo facendo la doccia e dal puzzo ho sentito il bisogno di vomitare merda su merda a non finire. Da sotto la porta si poteva intravedere che l'acqua non era più chiara e cristallina, ma era piena di materiale smerdale radioattivo. Come se non bastasse, subito dopo mi arrivò un'onda di piscio arancione che proveniva dalla porta accanto. Ma
perché poi te le immagini le scene e tu sei lì che nel mentre che tu guardi il video e senti il video, che ti viene proprio da pensarci, cioè proprio tu mentre lui parla elabori quello che appunto dice e pensi alla scena, quindi ti immagini uno che veramente sdiarreizza tutto quanto. Fermo qui perché devo dirvi una cosa importantissima. Ciao a tutti ragazzi, sono Sandwich. Il mio amico Blauer mi ha detto che Burger è completamente impazzito e io voglio fargliela pagare. L'altro giorno l'ho visto nel bagno del Burger King, puliva i cessi mentre faceva merenda con la merda deposta su di essi. Io, per fargli un dispetto, gli ho pisciato addosso. Lui successivamente mi ha sparato dal suo culo una raffica di stronzi radioattivi. Burger, proprio per questo, dopo il suo attacco, l'ho bombardato di pezzi scorretti. Fa schifo! Cioè, ma ti puoi mai immaginare un duello di smerdate? Cioè, tipo uno che smerda addosso, c'è un culo di merda. Che schifo. Ho visto lei che smerda lui, che smerda lei, che smerda me, mon amour. Ciao ragazzi, come avete ben potuto vedere oggi sono di buon umore. Vi chiederete il perché. Beh, oggi a scuola quel bastardo astronomico di Burger ha defecato nel cesso e l'ha sfondato. Ma Blauer, come mai sei contento allora? Haha, ragazzi, ora arriva il bello. Io avevo pianificato tutto. Infatti la sera prima ho inserito nella pasta alla merda che si stava mangiando Burger un siero. Un siero molto potente, molto di merda, esplosiva e stantia. Ho intasato a mia volta l'ora prima le tubature di piscia e merda con aggiunta di gas metano fumante. In questo modo quando Burger ha tirato lo sciacquone è esploso tutto. Porca trottola ragazzi, questa devo per forza raccontarvela. Avrete sicuramente sentito parlare di Burger e tacos. Ebbene sì, come vi starete immaginando, hanno colpito di nuovo. Io mi domando cosa abbiano contro di me, Blauer, però stavolta non gliela farò passare liscia. Ero a Ibiza in vacanza da 2 settimane e stavo ipotizzando che per assurdo quella fosse Ibiza quando mi inizia ad arrivare un baciamutanda per niente piacevole. Ho deciso di andare al bagno e liberare lo stronzo che tenevo dalla lontana estate dell'88, quando ad un certo punto ho sentito qualcosa sul deretano. Ho pensato fosse la mia scorra Nagasaki esplosiva, ma ad un certo punto ho visto tacos. Quello stronzo stava cercando di spingermi nel cesso da davanti. Così ho deciso di combinarla davvero grossa. Per sbarazzarmi di Burger ho tirato la bomba Hiroshima, che era molto più potente dell'altra. Se mentre torni a casa in auto noti questo segnale sul cruscotto, ferma immediatamente l'auto e scappa. Probabilmente qualcuno ha sburato nel serbatoio. Prendo un fax sulle auto che... L'ho riempita, il livello dell'acqua qui è altissimo, cavolo. Faccio sboccare, ma che so, poi un castoro, dio mio. No, è tutto bagnato qui, dio mio. Madonna, che è tutto schizzato. Almeno pulisco un po', guarda, non pulisco dall'88 pure io, cazzo. Ho sentito parlare di questo Burger e devo dire che non mi sta per niente sulla ciola. È un è un po' frocchino. Ehi tu, Burger, se stai guardando sto video, stai attento. Io, Pausedio e Marco ti cercheremo in capo al mondo. E se non ti troveremo, manderemo qualcuno di pericoloso a cercarti, come il presidente del Libano. Stai attento, Burger, e dormi con la bocca chiusa, oppure chili di merda e litri di sborra entreranno al tuo interno. Ciao Burger, aspettiamo la tua risposta. Porca puttana, oggi sono andato a casa di quel coglione di Ignazio e ho fatto una figura davvero di merda. Stavamo mangiando il purè di cazzi, ma è arrivato il suo fottuto zio Eugenio, che ha appoggiato le sue sporche palle sul tavolo. Non mi sono trattenuto ed ho sparato una diarrea universale perché il puzzo era davvero tanto. Ignazio è saltato come un canguro sul mio ano in eruzione ed ha cercato di cibarsi delle mie feci, ma è stato respinto dalla forza di esse. Successivamente sua madre è annegata nel lago di merda, mentre suo zio apriva un portale con le sue palle rotanti per fuggire da quella situazione merdosa. Poco dopo è sopraggiunto Napoleone, cugino di 18° grado di Ignazio, che ha iniziato a contrastare la mia furia marrone con una tempesta di stronzi rotanti. Un patto merdoso mi ha fatto svenire, mangiando i miei stessi luridi materiali fecali. Oggi sono andato a casa di quel porco di ero andato la troia. No! No! Porca merda. L'altro giorno mi trovavo nell'abitazione di quel coglione di Burger, quando ad un certo punto ho sentito un puzzo incredibile. Era il suo buco dell'ano che eruttava materiali fecali. Allora non mi sono trattenuto. Ho sparato quello stronzo che trattenevo da 1 settimana e che mi grattava le mutande da 3 giorni. Inutile dire che abbiamo allagato tutto il quartiere. I suoi genitori sono affogati nella merda. E quello stronzo di Burger ha addirittura cambiato skin. Verrò a cagosmerdarti casa ancora. Raga, c'è più acqua qui che nel mio corpo, mizzica, ve lo giuro. C'è più acqua veramente nella mia scrivania che, non lo so, in una diga.
Ragazzi, è piena. Non so se lo vedete voi dal coso. Guarda, cioè, riuscite a vederla l'acqua dentro? Sì, si vede. Cioè, faccio vomitare, faccio. Faccio schifo, altro che The Rock, che cagazza. Basta, basta. Che schifo, raga. Che schifo. C'è acqua ovunque. Pure il portafoglio bagnato. No. Ma non chiedetemi mai più. Mai. Non chiedetemi mai più di fare una prova a non ridere. Questa è la prima e l'ultima volta che la faccio. Perché ho praticamente inacquato, allagato, affondato tutto quello che vedete qui davanti, ragazzi. C'è acqua ovunque. C'è acqua ovunque. È un miracolo se non muore il setup. Guarda tutta quest'acqua qui, veramente. Sembra che ho fatto un pisto d'acqua lì dentro. Rapid fire.